sono Federico De Matteis. Io sono Alfonso Giancotti. E siamo i direttori della collana Hortus Books, che è una collana di architettura, della quale parleremo un po' oggi, vi racconteremo un po' di storia. Allora, Alfonso, raccontaci un po' da dove viene Hortus Books, quando è nata e a che cosa serve. Allora, Hortus Books è un progetto che si propone di essere in qualche modo la prosecuzione di un lavoro che è stato avviato nel 2007, nel momento in cui insieme a Federico abbiamo fondato una rivista di architettura online che si chiama per l'appunto Hortus, con un obiettivo preciso, quello di cercare di trovare una sinergia tra la qualità dell'offerta scientifica e i metodi di comunicazione e di divulgazione online a cui gli studenti fanno estremamente riferimento. Dalla volontà di trovare questo punto di contatto ha fatto seguito la necessità di iniziare a pubblicare i saggi più significativi e abbiamo iniziato con dei saggi di giovani studiosi che hanno fatto sì che alla fine Hortus Books si configurasse come una vera e propria collana di architettura con un taglio fortemente generazionale. Le modalità di in qualche modo di pubblicazione hanno fatto sì che in qualche modo si configurasse con una collana abbastanza agile che ci permettesse di trattare temi abbastanza ampi e soprattutto di dare l'opportunità ai giovani studiosi di poter in qualche modo proporre e presentare il loro lavoro in un momento in cui, insomma, non possiamo nasconderci dietro un dito, anche l'editoria nel campo dell'architettura ha moltissime difficoltà. Sappiamo tutti che c'è una crisi, che l'editoria nel campo dell'architettura la sta subendo moltissimo e in questo modo noi nel nostro piccolo, insomma, nel nostro lavoro che comunque ha una dimensione abbastanza artigianale, ci vantiamo del fatto che riusciamo a produrre questi volumi che per gli autori non obbligano gli autori a sostenere alcun costo. Quindi grazie naturalmente a queste forme di collaborazione che abbiamo trovato anche con l'editore siamo molto orgogliosi di non imporre alcun acquisto di copie e in qualche modo questo ci consente anche noi una certa libertà di scelta e autonomia per cercare di costruire questa identità. Siamo giunti al sesto volume e abbiamo i soggetti che hanno scritto, sono soggetti abbastanza, uno spettro abbastanza ampio, da neolaureati a dottori di ricerca, ricercatori universitari, e l'aspetto interessante di cui insomma in qualche modo vorrei che ci parlasse Federico è proprio quello di avere una modalità di comunicazione e di divulgazione molto snella, ma nello stesso tempo di garantire tutti quei requisiti di controllo scientifico che sono essenziali per una collana, anticipando che ad esempio grazie al nostro lavoro già la rivista Hortus è stata inserita all'interno delle riviste riconosciute dal Ministero, che per noi è insomma un grande riconoscimento per il lavoro svolto. Allora, Hortus appunto è nata come un esperimento che tentava e a mio avviso è anche riuscita con un discreto livello di qualità di coniugare quelle che sono, diciamo, i requisiti di uno strumento di ricerca scientifica, quindi comunque con un controllo di quello che viene pubblicato dai contenuti più rapidi fino a quelli invece più sostanziosi, mettendo appunto a sistema questa tradizione di ricerca scientifica con tutti i potenziali proposti appunto dagli strumenti di nuova comunicazione. Hortus in questo appunto è stato abbastanza efficace perché a differenza di moltissimi altri siti che parlano di architettura, comunque c'è sempre un contributo di ricerca, un contributo critico a quello che viene presentato. Ecco, noi non abbiamo mai pubblicato semplicemente la galleria di belle figurine, non è questo che ci interessa, perché da questo punto di vista c'è una grandissima offerta, anche molto più, diciamo, globale e forte di noi. Allo stesso tempo quello che si trova su Hortus è sempre un contenuto selezionato, revisionato, che comunque risponde a degli standard scientifici riconosciuti.
Ecco, noi questa stessa filosofia l'abbiamo voluta trasferire anche su Hortus Books, no? Che è questa collana che è nata proprio con l'intento di dargli tutti i crismi, no? Di una collana scientifica, quindi ovviamente ha un comitato scientifico che valuta, verifica e assevera la qualità di tutto quello che viene pubblicato. E in questo abbiamo instaurato anche delle sinergie con quello che è uno dei più importanti strumenti anche di formazione alla ricerca, che sono i dottorati, quindi derivando una buona parte del comitato scientifico di Hortus Books dai colleghi che partecipano al dottorato di ricerca del nostro dipartimento. Questo ovviamente perché tra Hortus, il dipartimento e i giovani che si stanno formando alla ricerca c'è una forte collaborazione, per cui ci è parso corretto anche integrare il lavoro del dottorato in quello che è poi la verifica di qualità che viene fatta su Hortus Books. In futuro appunto pensiamo che questo strumento debba ulteriormente rafforzarsi e prevediamo, progettiamo anche di introdurre proprio sulla rivista Hortus, di cui poi appunto Hortus Books è la derivazione quasi diretta, dei sistemi di blind peer review, anche se chiaramente questo comporta tutta una serie di complessità e di superare degli ostacoli che sono da un lato culturali, dall'altro anche certamente di tipo strutturale. Ecco, però parliamo un po' dei temi, no? Di che cosa parla poi effettivamente Hortus Books e la sua rivista madre Hortus, Alfonso? Allora, i temi, diciamo, un po' la cerchia dei temi che affronta Hortus, diciamo, si concentra in qualche modo sul dibattito contemporaneo, però nello stesso tempo cerchiamo di avere un po' una concezione un po' laica di architettura, abbastanza ampia, quindi nei libri che sono stati pubblicati accolgono da saggi di teoria a lavori di ricerca condotti sul tema del paesaggio, o ancora condotti sul tema di quelle che possono essere potenzialità del rapporto tra spazio aperto e spazio chiuso in ambito residenziale, su temi di grande attualità quali possono essere quelli della mixité tipologica all'interno dell'architettura di carattere residenziale. E poi invece di recente abbiamo l'ultimo volume, è un volume che abbiamo definito abbastanza anomalo nelle premesse, perché sta accompagnando in qualche modo, fissa una prima tappa di un percorso di ricerca molto ampio che abbiamo avviato con un gruppo abbastanza consistente di università italiane sul tema, insomma, come riporta il titolo, di quello che in qualche modo è lo spessore della città. Quindi non è un problema di scala, ma è soprattutto un problema di fornire un punto di vista, sì, non abbiamo paura di dirlo, di carattere generazionale. Ne sentiamo il bisogno sui temi dell'architettura. Naturalmente il nostro obiettivo è sempre quello di lavorare su tematiche e presentare progetti che in qualche modo abbiano, che siano inediti. Uno dei numeri è nella realtà la raccolta degli editoriali della nostra rivista, all'interno del quale mettiamo in risalto che tendenzialmente le opere che noi promuoviamo di architettura sono opere appunto di architetti più o meno che afferiscono alla nostra generazione, ma nello stesso tempo, nel momento in cui pubblichiamo delle opere di architetti abbastanza conosciuti, ci preoccupiamo di lavorare affinché siano opere inedite e quindi in qualche modo fornire veramente un contributo nell'ambito della ricerca. Questo naturalmente, mi fa anche piacere dirlo, impone a me e Federico un lavoro a certi versi massacrante, perché incessante. Poi comunque incessante soprattutto nella gestione di una struttura che è quella della rivista, che è quella della collana, che è nata per cercare di capire fino a che punto potevamo arrivare, adesso ha acquisito una fortissima visibilità, fortissimo interesse, e in qualche modo ci strutturiamo per poter garantire proprio quel livello di qualità scientifica di cui ormai si sente necessità. E quindi mi farebbe anche piacere che in qualche modo Federico potesse anche parlare un po' di quelli che sono, di come è strutturata, no? la nostra redazione, quelle che sono le procedure
i processi che tentiamo, insomma, con gran fatica di far rientrare all'interno di un percorso organico di crescita di questa collana. Indubbiamente è un percorso di grande fatica, questo è inutile nasconderlo, come d'altronde ogni cosa che si tenta di fare con, come dire, passione e dedizione. Da un lato la Vivissa ha una struttura organizzativa abbastanza tradizionale, quindi c'è una relazione che raccoglie contenuti sia attivamente, quindi andando a richiederli ad autori, sia anche riceve e valuta contributi che vengono liberamente proposti dall'esterno. Tutto il materiale che viene pubblicato comunque viene appunto verificato, viene anche reso conforme a quelle che sono le norme che Hortus si è data come rivista, sia in merito alla struttura dei contenuti di testo, sia anche ai materiali grafici, che chiaramente per una rivista di architettura sono abbastanza centrali. Hortus è nata anche con una specie di progetto etico, no? Proprio ecco, nel 2007, quando abbiamo cominciato a progettarla e poi l'abbiamo lanciata, non c'era ancora così questo tema della crisi che oggi è pervasivo, però forse prefigurando quello che poteva essere il destino dell'università italiana, l'abbiamo proprio concepita quasi come una rivista di austerity, no? Quasi di decrescita, per cui tutta una serie di scelte fatte a quel tempo si sono rivelate in un certo senso anche antesignane, quindi a partire dal fatto che una rivista che si basa a livello di strumenti software soltanto su prodotti open source, quindi Hortus non è costata nulla all'università italiana, ancora oggi è una rivista che ha un costo zero, non riceviamo finanziamenti dall'università e questo chiaramente ci consente, che grande vantaggio, di avere un discreto grado di libertà, no? Nella gestione di questa rivista, perché può camminare abbastanza bene con le sue gambe. Questo appunto ci sembra molto importante perché siamo abbastanza chiaramente spaventati e contrari da qualsiasi forma di mercificazione poi della ricerca. Riteniamo che sia nella sua produzione che nella disseminazione la ricerca debba essere un bene aperto, gratuito, accessibile a tutti nel modo più vasto possibile. Da questo punto di vista chiaramente la rete, l'uso di internet è fondamentale, abbiamo trovato una buona sinergia con Nuova Cultura che fa un uso molto intelligente anche di questi strumenti, quindi fin dal primo giorno siamo andati molto d'accordo per la produzione e diffusione di questi libri della collana di Hortus Books e credo che in futuro non potrà che andare meglio, insomma. Ci piacerà vedere come riesce a funzionare avere anche la versione digitale, no? Degli ebook, dei libri che sono usciti e che stanno per uscire con Nuova Cultura, perché chiaramente la diffusione digitale della ricerca scientifica sta diventando sempre più forte, lo è già in molti settori, nell'architettura si tratta ancora di una realtà marginale, ma inevitabilmente per motivi che ci passano ampiamente sopra la testa non si può che andare in quella direzione, insomma. Noi siamo abbastanza contenti in realtà di questo sviluppo perché riteniamo che poi per quanto noi si possano amare i libri come oggetto fisico insostituibile, poi effettivamente il contenuto digitale ha un potenziale sconfinato, no? Per la diffusione delle idee, che è poi la cosa per cui siamo qua in fondo. Alfonso, dove andiamo adesso? Quali sono i prossimi passi? Mi fa piacere pensare, insomma, anche per noi che siamo architetti, che in qualche modo questo progetto continua. Mi faceva piacere risottolineare questa dimensione etica che sottolineava Federico, che nella realtà è un po' un elemento guida anche nei contenuti, anche dei testi che la collana produce. È importante dal nostro punto di vista che proprio la sostenibilità di questo progetto, cioè una sinergia che funziona, no? L'idea di lavorare su un prodotto, lo diciamo così, un esempio estremamente brutale, che però dal giorno ha dei tempi di stampa molto contenuti e dal giorno dopo qualsiasi persona negli Stati Uniti d'America può semplicemente acquistarlo con un piccolo click, ci sembra per noi, insomma, un piccolo cambiamento che però è un passo per una grande rivoluzione per quanto ci riguarda. Questo per noi è in qualche modo
determinante, soprattutto, ripeto, in un ambito editoriale come quello dell'architettura, che è sempre stato abbastanza impaludato sia per quanto riguarda la pubblicazione dei testi, la diffusione, attraverso anche le librerie che sono abbastanza contenute a Roma. Mi sembra che sia, adesso abbiamo un testo in pubblicazione, però questa visibilità per fortuna ci permette in qualche modo anche di poter selezionare, quindi non siamo obbligati, insomma ci fa piacere che in qualche modo, l'auspicio è quello di continuare questo progetto mantenendo in qualche modo la sua dimensione virtuosa, anche se in alcune situazioni in qualche modo può essere così considerato un prodotto di nicchia, però secondo me è importante continuare in questo progetto, perché secondo me in questo momento di crisi c'è anche bisogno di uno strumento che in qualche modo possa, come dire, rappresentare un punto di riferimento per una comunità scientifica che ha una certa età, che ha una sua cultura, che in qualche modo sente di dover dire qualcosa all'interno del dibattito. E probabilmente sì, ci sono moltissimi canali ufficiali, però costruire degli altri canali forse può essere una strategia che a lungo termine può dare i suoi risultati. L'obiettivo è continuare a salire nel livello d'eccellenza delle nostre pubblicazioni, quindi amplificando sempre di più tutti i meccanismi di controllo per far sì che alla fine i nostri libricini, dimostrare che un libro a grande diffusione per internet, che ha dei costi relativamente contenuti, può avere al suo interno dei contenuti che hanno un elevato valore scientifico. Insomma, speriamo di riuscirci. Ma certo che ce la faremo. Siamo fiduciosi, perché in qualche modo credo che anche in questo momento di crisi dell'università molto forte, insomma, la nostra generazione è chiamata, cioè non possiamo sottrarci dal prendere posizione, e penso che anche cambiare gli strumenti possa essere un metodo efficace per cambiare alcune regole. Mi sembra che grazie, siamo detti tutto. Grazie a voi.